3000 salti al giorno con la corda per una settimana. Ce la farò? Ma soprattutto, come reagirà il mio corpo? Siete curiosi? Andiamolo a vedere. Ma perché questa sfida? Prima di tutto, per la motivazione. Just do it! Infatti, come avete visto, ho reiniziato la mia preparazione per l'Ironman, in cui c'è il primo video che vi spiego tutto. Sono medicinali che possono avere effetti indesiderati, anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. E poi, per un interessante esperimento fisico. Sono curioso di vedere come cambierà il mio peso a livello di massa grassa e massa magra. Anche a livello puramente estetico. E in questa settimana non cambierò nulla, sia nel mio piano di allenamenti che nel mio regime alimentare, in modo che gli effetti che vedrete alla fine del video saranno dovuti quasi esclusivamente al salto della corda. Su YouTube ci sono un sacco di creator che hanno fatto sfide relative al salto della corda. Io in particolare mi sono ispirata a quella di Marco Tomasin perché il video mi è piaciuto molto. Tra l'altro Marco fa sfide interessantissime, andatevi a vedere il suo canale, ma non dimenticatevi del mio, iscrivetevi. Ma bando alle ciance, andiamo a fare la prima sessione di salti. Primo allenamento andato, per ora le gambe stanno bene, ora si torna a casa e vediamo che cosa diranno durante la corsetta di stasera. Magari 7 giorni possono sembrare pochi, però vi svelo un trucco personale che uso spesso, quello di scomporre un grande obiettivo in piccole parti. E proprio come dice un proverbio africano, sapete come si mangia un elefante? A piccoli pezzi. Comunque oggi, più che piedi, polpacci e gambe, sento fastidio, stanchezza a polsi e avambracci. Sarà stata la palestra di ieri sera e la nuotata di stamattina, ma oggi questo è l'anello debole. Mi sono reso conto del perché sto facendo questa sfida solo oggi, ed è perché avevo voglia di farlo. Sì, poi vi farò vedere i risultati che questo sta avendo sul mio corpo, però alla fine è quello. Spesso ci dimentichiamo della bellezza di fare qualcosa solo per il gusto di farlo. Chi l'ha detto che la corda bisogna saltarla sempre dentro casa o vicino casa? Oggi c'è una bellissima giornata, io vado a saltare in uno dei miei posti preferiti. Appena rientrato, ho fatto 3000 salti anche oggi, sono andato lì al bacino, spettacolo. Hai visto il salto della corda, eh? A proposito di mettersi alla prova, hai visto il video che ti ho mandato? 228 salti in 30 secondi che ha fatto un ragazzino e ha fatto l'attuale record del mondo. 228 salti in 30 secondi. Esatto. Adesso mi hai messo la pulce e mi tocca pure a provare la sfida nella sfida. Sai che faccio? Ci provo e poi ti dico. E poi ti dico. Challenge accepted. Hours later. Sarà la scarpa slacciata? Direi sfida nella sfida fallita, gliela do vinta. Sventurati! È successa una cosa che temevo. Ieri per diversi impegni non sono riuscito a saltare la corda e siccome domani non ho minimamente voglia di fare 9000 salti, anche perché ho un lungo di corsa di circa 2 ore e mezzo. Me li faccio stasera, anche se è molto tardi, prima di andare a letto. Io salto e noi ci vediamo dopo. Anche per oggi salti finiti. Adesso mi vado a fare una bella doccia e vado a dormire. Buonanotte. Ultimo giorno di sfida. Siamo vicini a vedere i risultati di questa settimana. Oggi è stata una giornata davvero tosta. Ho fatto già il lungo di corsa questa mattina. La settimana è stata molto impegnativa. Ieri ho fatto 6000 salti. Ora mi vado a sparare questi ultimi 3000 salti e noi ci vediamo dopo per i risultati.
Sfida finita, vediamo com'è andata. Per fare 3000 salti ho impiegato in media circa tra i 22 e i 25 minuti al giorno. Curiosamente ho notato che il giorno in cui ci ho messo meno a saltare la corda è stato proprio il primo. Forse è un caso. Il caso non esiste. Grazie maestro, giusto, il caso non esiste. Sicuramente sarà perché alla fine ho iniziato a godermi veramente questa attività e l'obiettivo non era più quello di finire nel minor tempo possibile. E la bilancia invece? Cosa dice? Peso è rimasto più o meno invariato, forse 100 grammi, però guardate cosa è successo alla massa grassa. Siamo passati da un 10,7% a un 7,1%. Sarà l'effetto di questa sfida, di questa settimana di salti? Saranno anche gli effetti che mi sto portando dietro, cumulativi, dell'aver iniziato a preparare l'Ironman? Non lo so, però anche il body check mi dà delle buone impressioni e sinceramente mi vedo meglio.